Posto sotto sequestro dalla Polizia di Stato un cantiere edile a Picanello che presentava al momento del controllo gravi ed evidenti anomalie con riguardo alla sicurezza. Nello specifico i poliziotti hanno notato un muratore posto in bilico ad alta quota appoggiato su una struttura precaria con rischio di caduta dall'alto, circostanza aggravata dalle raffiche di vento presenti quel giorno. Il muratore, 67 anni, che percepisce una pensione, prestava la propria attività lavorativa senza un regolare contratto di lavoro, dunque in nero, operando senza alcun sistema di protezione. Anche gli altri muratori presenti al momento del controllo non indossavano alcun sistema di protezione e operavano in condizioni di pericolo. I ponteggi inoltre erano privi di parapetti con rischio di caduta dall'alto di cose e persone, e ulteriore fatto di rilievo all'interno del cantiere mancava il POS, piano operativo della sicurezza, oltre al fatto che sul posto non era presente il responsabile della sicurezza. Per questi motivi i poliziotti hanno immediatamente messo in sicurezza i muratori, sottoponendo a sequestro penale il cantiere edile, determinando l'immediata sospensione dei lavori. Il titolare è stato denunciato.